C'era un tempo in cui la terra respirava in silenzio. Un tempo in cui nessun uomo la chiamava casa. Le foreste erano mari di verde e i mari oceani di luce. La vita fioriva ovunque, libera, selvaggia, antica. Era il Cretaceo, un'epoca di colossi, di creature così grandi che sembravano scolpite dagli dèi. Sulla terraferma, i triceratopi vagavano in branchi sotto un sole che non conosceva inverni. Nei cieli, enormi pterosauri tagliavano l'aria come vele vive. Nei mari, mostri con pinne e denti regnavano su abissi silenziosi. E tra di loro, sulla terra, il re indiscusso. Il Tyrannosaurus Rex. 2 tonnellate di muscoli, artigli, zanne e un istinto antico quanto la terra. Era un mondo perfetto nella sua ferocia. Ogni creatura aveva un ruolo, ogni battito un senso. Gli erbivori si nutrivano delle immense felci e conifere che coprivano continenti interi. I carnivori cacciavano all'alba quando la luce colorava il sangue e la rugiada. Era equilibrio, era vita, era potenza pura. Eppure, anche in quell'armonia, il destino si stava preparando. Nessuno tra quegli esseri sapeva che ogni passo, ogni respiro, ogni sguardo sarebbe stato l'ultimo di un mondo. Sopra di loro, molto lontano, nell'oscurità dello spazio, qualcosa stava cambiando. Un frammento di roccia, nato dalla collisione di antichi corpi celesti, aveva iniziato un viaggio. Un viaggio che durò milioni di anni. Attraversò la fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Silenzioso, invisibile, inevitabile. E la Terra, ignara, continuava a ruotare, cullata dal suo cielo azzurro. Le stagioni scorrevano lente, le montagne crescevano, gli oceani si spostavano. Era un pianeta vivo, ma vulnerabile. E in quell'immensità bastava un solo granello di spazio per cambiare tutto. Quel granello stava arrivando e nessuno poteva fermarlo. Sotto quel cielo azzurro la terra ribolliva di energia, vulcani eruttavano lungo catene di fuoco, fiumi di lava disegnavano nuovi continenti. Ogni scossa, ogni esplosione era un respiro del pianeta. Un mondo in continuo mutamento, dove la vita si adattava, cresceva, si moltiplicava. Sulle grandi piane del nord e nelle ampie vallate ai piedi dei monti, mandrie di anchilosauri avanzavano lente e pesanti, le corazze d'osso che scintillavano alla luce del sole come scudi viventi. Più a sud, branchi di adrosauri attraversavano i fiumi. I loro richiami risuonavano tra le valli come canti antichi. Nelle paludi, piccoli comsognati si muovevano in gruppo, rapidi e curiosi, mentre tra le felci, predatori più agili si nascondevano nell'attesa. Nelle foreste, le nuove specie di piante fiorivano come non era mai accaduto prima. Gli insetti portavano il polline tra fiori antichi. E nel cielo risuonavano battiti d'ali che non avevano ancora conosciuto paura. Tra i rami, gli uccelli primitivi sperimentavano il volo. Il microraptor, con le piume scure e lucenti, planava tra gli alberi mentre il sole filtrava tra le fronde come luce liquida. E sotto le radici, minuscoli mammiferi vivevano nell'ombra, attenti, diffidenti, ma già pronti a un futuro che ancora non sapevano di possedere.
Era un mondo pieno di movimento e di voce, di nascita e di morte. Un equilibrio fragile, sospeso sopra un abisso invisibile. Ogni cosa funzionava, ogni cosa viveva. Quel mondo era così perfetto che solo una fine apocalittica poteva esserne all'altezza. L'asteroide, dopo milioni di chilometri, era entrato nel vicinato della Terra. Entrò nel suo campo gravitazionale e accelerò. Superò l'orbita della Luna. La rotta si inclinò verso l'atmosfera. Davanti a sé, l'aria iniziò a comprimersi e a scaldarsi. La superficie divenne incandescente. Da terra apparve una scia continua, sempre più luminosa. Restavano pochi istanti all'ingresso negli strati più densi. Poi divenne un fuoco. Un globo infuocato che cresceva di minuto in minuto, lanciato a oltre 70.000 chilometri all'ora. Un corpo grande, 10 chilometri, ma con una forza superiore a ogni arma che l'uomo avrebbe mai potuto immaginare. Il suo bersaglio, la penisola dello Yucatan, nell'attuale Messico. Lì, dove il mare si piega a formare un arco perfetto, il destino stava per colpire. Sotto di lui, i dinosauri vivevano la loro ultima alba. Nessuno alzò lo sguardo. Nessuno poteva capire cosa stesse accadendo. Il cielo cominciò a cambiare colore. Gli uccelli smisero di cantare. Gli animali si immobilizzarono, come se la terra stessa trattenesse il respiro. Poi la luce, un lampo che oscurò il sole, un boato che non ebbe eco, perché superò il suono stesso. Il tempo si fermò. L'asteroide attraversò gli ultimi chilometri di cielo in meno di un respiro. La sua scia incendiò l'atmosfera, accendendo il giorno come mille soli. E poi colpì. Il mare esplose verso l'alto, vaporizzandosi in un istante. L'impatto liberò un'energia pari a più di 100 milioni di megatoni. La crosta terrestre si piegò come un velo di sabbia. La roccia si fuse, il cielo si incendiò. In un raggio di migliaia di chilometri, nulla sopravvisse. Un'onda d'urto corse per l'intero pianeta. Gli alberi si piegarono e poi scomparvero, bruciati all'istante. L'aria stessa diventò fiamma. Nel mare nacque un'onda alta più di un chilometro. Schegge di roccia e metallo vennero scagliate fino ai confini del mondo. Lo tsunami attraversò gli oceani, spazzando coste lontane migliaia di chilometri. I mari si sollevarono, poi si ritirarono, portando via ogni cosa. Il pianeta si trasformò in un urlo. Ma non era finita. Dal cielo cominciarono a cadere frammenti di luce. Erano le rocce scagliate dall'impatto che, dopo aver fatto il giro del mondo, tornavano indietro, incandescenti. Piccole stelle che cadevano a migliaia, illuminando il buio appena nato. Dapprima furono bagliori isolati, poi una pioggia continua, incessante. Il giorno e la notte si confusero in un unico inferno. Dopo l'impatto, la Terra non era più la stessa. La luce del sole non filtrava più. Il cielo, un tempo azzurro, era diventato una ferita di fumo e fiamme. La pioggia di rocce incandescenti continuò per ore, poi per giorni. Ogni frammento che toccava terra accendeva nuovi incendi, nuove tempeste di fuoco. Le foreste scomparvero in un unico respiro. Gli oceani ribollirono, sollevando vapori velenosi.
Gli animali cercarono rifugio, ma non esisteva più un rifugio. L'aria era fuoco. Il suolo era vetro. Sulla superficie, la temperatura superò i 1000 gradi. L'intero pianeta si trasformò in una fornace. Persino le rocce si deformavano, colando come cera. Le fiamme correvano oltre l'orizzonte, alimentate dal vento e dal dolore. I dinosauri più grandi crollarono, soffocati dal calore. I fiumi evaporarono. Le nuvole sparirono. Solo il suono dei terremoti accompagnava il silenzio della distruzione. La terra tremava senza sosta, come se stesse cercando di liberarsi dal peso del proprio destino. Il cratere rimase nascosto sotto il mare, ma la cicatrice era ormai incisa per sempre nella terra. Le onde d'urto fecero il giro del mondo più volte, riflettendosi tra oceani e montagne. Ogni vibrazione cancellava qualcosa, una foresta, un lago, un respiro. In poche ore interi ecosistemi scomparvero. Il giorno si fece nero e nel buio cadde la cenere, una polvere fine, densa, che copriva tutto. Si depositava sui mari, sui corpi, sulle montagne, sugli occhi aperti dei giganti. Era la polvere della fine. Eppure, anche mentre tutto bruciava, qualcosa sopravviveva. Sottoterra, nei fiumi, nelle tane, piccole vite resistevano. Insetti, anfibi, mammiferi. Creature dimenticate, che nessuno aveva mai guardato. Si nascondevano nel fango, nei tronchi, nei buchi tra le rocce. E in quel buio cominciava a formarsi il futuro. La polvere, sollevata dall'impatto, restò sospesa nell'atmosfera per mesi, poi per anni. Bloccava la luce del sole. Il giorno e la notte si confusero. Il mondo intero sprofondò in un crepuscolo eterno. Le temperature crollarono. Il calore del pianeta si disperse nello spazio. Il vento portava con sé ceneri, zolfo, morte. La fotosintesi si fermò. Le piante, senza luce, cominciarono a morire una dopo l'altra. Gli erbivori non trovarono più nulla da mangiare. E quando caddero loro, anche i predatori li seguirono. Il Tyrannosaurus Rex, che un tempo dominava le terre, vagava tra gli alberi carbonizzati in cerca di qualcosa da divorare. I triceratopi, un tempo in branchi maestosi, erano ora soli, lenti, stanchi. La fame li consumava, il freddo li piegava. La terra era diventata una tomba gelata. Nel mare le alghe sparirono. Le catene alimentari crollarono. Anche gli antichi mostri marini scomparvero, soffocati da un silenzio liquido. E così, uno dopo l'altro, i giganti svanirono. Non in un giorno, ma in un tempo lento, impietoso. Ogni specie lasciava un ultimo passo, un ultimo respiro, un ultimo sguardo. La terra, che un tempo era piena di vita, ora respirava solo cenere. Ma sotto quella coltre grigia, qualcosa si muoveva ancora. Lì, nel buio, batteva il primo cuore del futuro. Passarono anni, poi decenni. La polvere iniziò a posarsi lentamente. Il sole tornò a filtrare, debole, tra le nubi di morte, e il ghiaccio cominciò a sciogliersi. Sopra la terra, ormai muta, si posò la prima luce del nuovo mondo, un mondo senza dinosauri, un mondo in attesa di ricominciare. All'inizio fu solo silenzio, poi un soffio. Una brezza leggera attraversò le pianure grigie, sollevando la cenere come polvere d'oro. Il sole
pallido e distante, tornò a scaldare la terra. Le prime gocce di pioggia lavarono il suolo annerito. L'acqua penetrò nelle crepe della terra e lì sotto trovò semi dimenticati. E quei semi, contro ogni logica, germogliarono. La vita tornò. Piano, timida, fragile. Muschio sulle rocce, felci tra i tronchi bruciati, piccoli fiori che aprivano i petali verso una luce nuova. La terra respirò di nuovo. Gli insetti riapparvero per primi, seguiti dai rettili più piccoli, dagli uccelli sopravvissuti, dai mammiferi che avevano atteso nel buio. Quelli che un tempo vivevano nascosti, ora dominavano le pianure. Dove prima camminavano i giganti, correvano creature leggere, agili, silenziose. Il mondo era cambiato per sempre. Le ere dei rettili erano finite. Cominciava l'era dei mammiferi. Il buio si dissolse. La luce tornò a riempire il cielo, come se il tempo avesse ripreso a respirare. Il pianeta, ferito e trasformato, cominciò a guarire. Le montagne continuarono a crescere, gli oceani si spostarono, i venti ridisegnarono i deserti come mani invisibili, che ricreano il mondo. E con loro la vita tornò a danzare. Non fu la stessa di prima. Era nuova, diversa, più fragile, ma anche più intelligente, più adattabile. La Terra non aveva dimenticato ciò che era accaduto. Lo portava inciso nelle sue rocce, nei fossili, nelle ossa sepolte sotto milioni di anni di silenzio. Ogni volta che oggi camminiamo su una montagna o raccogliamo una pietra antica, camminiamo sulla memoria di quel giorno, il giorno in cui la Terra si fermò. L'estinzione dei dinosauri non fu solo la fine di un'era, fu la scintilla che accese la prossima, perché da quella distruzione nacquero i semi della nostra storia. Milioni di anni dopo, tra quelle stesse terre, sarebbero apparse le prime creature capaci di guardare il cielo e chiedersi da dove venivano. Creature capaci di ricordare, di costruire, di sognare. Noi. L'impatto di Chicxulub non distrusse la vita, la trasformò. E in quell'istante, in quel secondo di pura devastazione, cominciò un nuovo tempo. Un giorno, forse, anche la nostra civiltà finirà. Il cielo tornerà buio, le maree cambieranno, le stelle bruceranno altrove. Ma la vita troverà un modo, sempre. Perché la vita non si arrende, si trasforma, si adatta, ricomincia. E così il tempo, che un giorno si fermò, ha continuato a scorrere fino a noi. Non fu la fine della vita, fu solo l'inizio di noi. E se anche tu credi che la memoria del mondo non vada dimenticata, segui Eclesso. Qui ogni storia diventa voce, ogni silenzio torna a vivere.